Ciao a tutti. Allora, sto preparando un'insalata di riso da portare domani. Domani faremo un picnic e quindi sto preparando un'insalata di riso. A metà ricetta mi è venuto in mente che poteva essere una ricetta carina da mettere qui sul canale su YouTube. Quindi vi dico cosa ho fatto. Allora, in questa padella ho fatto leggermente, diciamo, stufare, del porro e poi ho aggiunto, degli asparagi. Gli asparagi semplicemente li ho puliti e li ho inseriti all'interno della padella. Come potete vedere, li ho tagliati abbastanza piccoli, ho lasciato le punte a parte e li ho inseriti un pochino dopo aver inserito i dadini di asparago. Per chi non sapesse come si pulisce un asparago, si spezza tenendo le due estremità e il punto in cui si spezza, diciamo, determina la parte che va utilizzata, la parte più nobile. L'altra parte io in genere la utilizzo per fare il brodo, quindi la tengo, la congelo. Quando faccio un risotto con gli asparagi, utilizzo quella parte per fare il brodo che mi servirà per il risotto. E dopodiché tutta la lunghezza dell'asparago, una volta aver tolto la punta, va un pochettino pulita con un pelapatate. E poi io l'ho tagliato così a tocchetti e l'ho messo a rosolare in padella. Sarà una rosolatura molto veloce perché non voglio che l'asparago si cuocia troppo. L'asparago secondo me è buono se resta un pochino croccante. Sono partita prima col porro perché invece il porro deve essere ovviamente ben cotto, altrimenti risulta fastidioso. Perfetto. Se si asciugano troppo, aggiungiamo un goccino di acqua ovviamente. Facciamo sì che diventino leggermente morbidi. Ecco qua, li portiamo a cottura. Cerco di non rovinare le punte di asparago, quindi di non romperle. Una volta che le punte di asparago sono morbide, vado ad aggiungere una lattina di ceci in scatola, e dei pomodorini freschi tagliati in maniera molto piccola. Do una spadellata velocissima perché io non voglio che il pomodoro cuocia assolutamente. I ceci sono già cotti. Il pomodoro voglio che resti bello fresco, anche perché è un'insalata di riso primaverile, quindi non deve essere. Voglio un risultato fresco. Ecco qua, lasciamo andare ancora un minuto. Facciamo asciugare l'acqua in eccesso ed è tutto pronto. Allora, la particolarità di questo riso è, oltre, diciamo, alle verdure che ho utilizzato, che sono inusuali per un'insalata di riso, la particolarità è che utilizzo due tipi di riso diversi. Io qua li ho già lessato, il riso, utilizzo del riso basmati, quindi del riso bianco. Io preferisco il basmati per le insalate di riso perché lo trovo più profumato, mi piace di più. Quindi riso basmati, riso nero, quindi riso nero venere, si trova in qualsiasi supermercato. Unisco i due risi e vado ad aggiungere anche le verdure. Ecco qua. Mescolo bene il tutto. Otterremo un'insalata di riso veramente coloratissima e veramente buona soprattutto. Io la sto preparando il giorno prima perché così do il tempo al riso di insaporirsi molto bene. Questo riso può essere servito sia freddo, cioè quindi temperatura ambiente, ovviamente non freddo di frigorifero,
che è tiepido, quindi leggermente scaldato. Noi lo mangeremo a temperatura ambiente perché saremo fuori casa. Io avevo già salato sia il riso in cottura che le verdure, quindi non necessito di aggiungere sale. Vado ad aggiungere però un pochino di olio extravergine di oliva, ecco qua, che mi completa il tutto. Adesso io riporrò questa insalata di riso in frigorifero e domani la toglierò dal frigorifero un po' prima di gustarla. Lo so che è una ricetta molto semplice, però penso che possa essere magari di spunto per qualcuno. Vi ringrazio tanto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!